Puntuale da 11 anni, ritorna a Montichiari, anzi è ritornato per chi ci vede, l'appuntamento con il REAS, il Salone del Volontariato, della Sicurezza, dell'Assistenza, insomma tutto quanto forse non si vede ma c'è, esiste. Fabio Mandelli è l'assessore alla Protezione Civile di Brescia, la provincia di Brescia, un appuntamento importante ancora una volta. Ma sì, per due ordini di motivi. Il primo perché c'è l'incontro tra i nostri volontari, c'è un momento per noi di riflessione in questi 2 giorni per incontri con tutti i volontari di protezione civile. Beh, in secondo luogo ovviamente è un salone assolutamente commerciale, dunque per vedere le possibili nuove tecnologie che possono servire alla protezione civile per essere sempre pronta per ogni intervento. Provincia di Brescia, la nostra provincia come protezione mi sembra che sia messa abbastanza bene rispetto ad altre. Sicuramente è stato un anno positivo, sono aumentati i volontari. Mi piace dare un dato che solo i corsi di primo intervento che stiamo facendo in questi giorni, ci sono 800 possibili nuovi volontari che si stanno studiando e si stanno preparando per essere sempre più pronti e sempre più preparati. Un buon dato anche per quanto riguarda i gruppi di protezione civile, perché sono aumentati di 6 unità in quest'anno. Ecco, nuovi volontari, però vedo, almeno dall'affluenza di questa mattina, molti giovani. Ecco, i volontari sono ancora giovani o sono pensionati o chi ha una certa età che ha un po' di più di tempo? No, siamo nelle 2 fasce. Se dovessimo fare un discorso sull'età, c'è la fascia dei ragazzi e la fascia dei pensionati. È la fascia di mezzo che però per ovvi motivi di famiglia, di lavoro, purtroppo ne abbiamo meno. Soprattutto chi è volontario in giovane età poi ritorna quando è pensionato. Questo è un aspetto assolutamente importante, ma senza la forza dei pensionati non ci sarebbe la protezione civile. Già alla conferenza stampa abbiamo sentito il sindaco, sempre presente, ovviamente qui è in casa, visto che il centro fiera è di Montichiari. Elena Zanola, oggi benvenuto, ma soprattutto abbiamo visto già l'affluenza notevole. L'affluenza è notevolissima, complice la giornata perfetta, cielo azzurro e temperatura ideale sia all'interno che all'esterno. Giungeranno molte scolaresche. A Montichiari ci sono quasi 5.000 alunni, sono stati invitati tutti, per cui vedremo. Perché questo invito e perché la presenza dei giovani? Ci siamo resi conto come si siano trasformate le cose in questi ultimi 40 anni, dal terremoto spaventoso in Irpinia, al quale nessuno poté accorrere e le forze dell'ordine non furono in grado di risolvere una situazione così grave. Per cui l'emergenza che portò immediatamente le persone ad accorparsi, per cui la presenza del volontariato e la nascita della protezione civile. Questa fiera è una fiera che è proprio dedicata a tutti gli enti che si occupano di emergenza, ma che noi vogliamo dedicare al volontariato in modo particolare perché è il grande sostegno per gli enti, soprattutto al nord. Abbiamo visto in occasione degli ultimi eventi sismici anche in Regione Lombardia o a Salò come sia stata immediata la presenza di tutti i soccorritori, anzi ce n'erano anche troppi ordinati, organizzati e non hanno permesso che succedesse quello che invece avvenne molti anni fa. Per cui 12ª edizione che corrisponde poi agli anni della nostra vita amministrativa, quindi dell'amministrazione Rosa e Zanola. Devo ringraziare di cuore tutti, il Centro Fiera e l'organizzazione, ed augurarmi che questa fiera abbia uno sbocco anche a livello europeo. Ezio Giorgi è il direttore del Centro Fiera. Ogni volta che si inaugura una fiera, lui si rilassa un attimo, non perché la fiera è finita, ma perché l'organizzazione ha creato tutto quanto occorreva. Quest'anno, in questo salone d'emergenza Reyes, abbiamo visto molti giovani già dalle prime ore, vuol dire che non è una cosa per anziani, non è per chi non ha tempo libero, ma è un po' per tutti. No, assolutamente, per tutti, anzi tanti giovani e soprattutto, come ha già detto il sindaco, tanti studenti, sia ieri mattina che stamattina. Penso che a fine mattinata, nelle 2 giornate della presenza delle scolaresche, cifreremo almeno 700-800 presenze solo di scolaresche che effettivamente vengono avvicinati a quelle che sono le attività degli enti e i corpi dello Stato che sono propedeutiche, diciamo, alla sicurezza.
per fare in modo, educare questi ragazzi per fare in modo che non si determini poi la situazione di emergenza. Comunque il Salone IREAS, il Salone dell'Emergenza, è sempre di più un punto di riferimento a livello nazionale. Qui abbiamo visitatori che provengono da tutte le 21 regioni d'Italia, da una decina di paesi europei. Abbiamo una presenza anche di espositori stranieri, fra l'altro qui abbiamo anche un gruppo di volontari stranieri, perché abbiamo il THV che viene da Monaco di Baviera, che poi interverrà anche all'inaugurazione. E quindi già ieri abbiamo avuto un notevole incremento di visitatori, sicuramente lo sarà anche oggi perché la giornata è stupenda, quindi non ci dovrebbero essere emergenze.